Per evitare truffe online, cioè il cosiddetto phishing, è importante distinguere le email autentiche di Aruba da quelle false. In questo video ti darò 5 suggerimenti utili per capire se un messaggio che hai ricevuto è sospetto. Il primo suggerimento consiste nel verificare se ti aspettavi il messaggio che è arrivato. Se hai fatto un ordine, è normale ricevere un'email per il pagamento. Se il tuo servizio sta per scadere, è giusto che ti arrivi un avviso. Se sei incerto, puoi sempre controllare la situazione amministrativa dei tuoi servizi dall'area clienti. Se hai chiesto un ripristino password, ti arriverà un'email con un link diretto per farlo. Se non hai richiesto tu il ripristino, semplicemente non fare niente. Solo il destinatario dell'email può eseguire l'operazione, quindi non preoccuparti. Il secondo suggerimento è di valutare attentamente il messaggio che hai ricevuto. Le email autentiche di Aruba hanno alcune caratteristiche specifiche, ossia non richiedono di inserire nome utente e password in risposta al messaggio. Non ti invitano a inserire dati personali in risposta al messaggio. Ti indirizzano all'area clienti senza richiedere di inserire direttamente codici o PIN di carte di credito. Non allegano bollettini postali richiedendo il pagamento, a meno che tu non abbia effettuato un ordine online con questa opzione. Se hai dei dubbi, ti consiglio di verificare che i dati postali o bancari del beneficiario siano quelli ufficiali di Aruba indicati sul nostro sito. Il terzo suggerimento è di verificare attentamente il mittente dell'email. Aruba non utilizza indirizzi email che finiscono con @aruba.it. Utilizza invece indirizzi che terminano con @staff.aruba.it o l'indirizzo noreply@comunicazioni.aruba.it. Inoltre, è importante fare attenzione allo spoofing, ovvero alla falsificazione del mittente. Molti programmi di posta elettronica mostrano facilmente il reale mittente delle comunicazioni che utilizzano un mittente falsificato con tecniche semplici. Nell'esempio che vedi, il reale emittente dell'email è hacker@hacker.it, anche se il messaggio a prima vista può sembrare inviato da comunicazioni@staff.aruba.it. Quarto suggerimento, analizza il linguaggio del messaggio. Se ci sono errori ortografici o la formattazione è scorretta, sii sospettoso. Inoltre, se il messaggio ha un tono allarmistico o fa riferimento ad un'urgenza, controlla bene prima di cliccare il link dell'email. Il quinto e ultimo suggerimento è di controllare regolarmente la pagina avvisi.aruba.it. Cliccando Verifica segnalazione, potrai controllare l'elenco delle segnalazioni di phishing che riceviamo e che imitano la nostra grafica e i nostri loghi. Inoltre puoi utilizzare il pulsante Segnala abuso per segnalare eventuali email sospette da sottoporre al nostro staff.